Amiche e amici di Federcanoa.it, siete collegati in diretta con Catania, dove tra pochi minuti inizierà questo importantissimo pomeriggio di finale in diretta del campionato nazionale. Cominceremo con l'Under 18, poi Under 14, poi andremo a vedere quali saranno le squadre che si potranno fregiare dello scudetto al femminile e al maschile. Un saluto da Johnny Lazzarotto, qui in postazione di commento per quest'anteprima. Abbiamo strappato alla sua fase di concentrazione il CT della Nazionale Azzurra, Rodolfo Vastola, nonché oggi anche in versione di allenatore del Posillipo. Rodolfo, grazie per essere qui con noi. Abbiamo solo qualche minuto prima dell'inizio dell'Under 18, questa atmosfera, questo clima, questo straordinario weekend, come è vissuto da tutto il mondo polistico italiano? Innanzitutto buonasera a tutti, grazie a te Johnny per avermi invitato. È un appuntamento secondo me che ha rispettato un pochettino quelle che erano le nostre aspettative, cioè portare gran parte del movimento a Catania per disputare i playoff. Credo che sia stata una festa della canoa importante, che può dare grandi motivazioni sia ai giocatori un po' più esperti che si dovranno contendere il titolo, ma anche e soprattutto a quelli più giovani che hanno la possibilità di confrontarsi in un palcoscenico importante. Palcoscenico importante com'è qui Catania, davvero straordinario questo stadio della Canoa Polo allestito dal comitato organizzatore. In finale per l'Under 18 Canoa Club Napoli contro Posillipo, per l'Under 14 Canoa Club Napoli contro Polisportiva Canottieri Catania, al femminile derby tutto catanese per il titolo tra Polisportiva e Gruppo Sportivo Canoa Catania, al maschile invece i campioni d'Italia del Chiavari proveranno a tornare sul gradino più alto del podio nella sfida contro la Polisportiva Canottieri Catania. Rodolfo, tu da tecnico della nazionale senior maschile, beh, ti chiediamo insomma quali possono essere le chiavi di lettura della finale al maschile Proscogli Chiavari contro Polisportiva Canottieri Catania. Sulla carta anche sulla base di quello che abbiamo visto, la Proscogli Chiavari sembra leggermente favorita. Dove la Polisportiva Catania può provare ad insidiare i Liguri? Sappiamo che la partita secca può rilevare, può portare delle sorprese che non è detto che i pronostici possano essere rispettati. Sicuramente sulla carta, per i giocatori, le potenzialità, anche per il peso della squadra, il Chiavari parte favorito. Però nel campionato tra le due squadre c'è sempre stato equilibrio, se non mi sbaglio i due incontri sono finiti in parità, e con un po' di attenzione tattica e gestioni di palla un po' più accorta, sicuramente la Polisportiva Catania potrà fare una buona partita e poi chissà anche poter provare a vincere. Facciamo un salto in azzurro perché tra poco la tua nazionale e la nazionale alla femminile, visti i grandi risultati del mondiale di Siracusa lo scorso anno, approderanno ai World Games. Con quali aspettative, come stanno i ragazzi, come vi approccerete a questo importante appuntamento mondiale? Con una mentalità operaia, perché abbiamo perso giocatori importanti, ne abbiamo acquisiti altri, perché comunque il mondiale dell'anno scorso è stato anche una fase di transizione per questa squadra. Se avremo la giusta mentalità di una squadra che non ha nel blasone la sua forza, ma nella volontà di lavorare, sicuramente i risultati verranno. Non partiamo come favoriti, anche in relazione a quelle che sono state le giornate di EKCup, e credo che questo sia anche un piccolo vantaggio, perché arriveremo sicuramente pronti e concentrati. Ecco, noi Rodolfo ti lasciamo ora alla tua fase di concentrazione prima insomma di questo importante pomeriggio di sfide. Grazie ancora per la tua disponibilità e naturalmente noi continuiamo a goderci questo spettacolo. Grazie Johnny, un saluto a tutti. E allora è ancora in fase di prepartita la finale Under 18, un derby campano straordinario che metterà di fronte i giocatori del Canoa Club Napoli contro il Posillipo, giocatori che frequentemente si allenano anche assieme, ma che quest'oggi saranno l'uno contro l'altro, saranno chiamati a sfidarsi in maniera davvero senza esclusione di colpi assolutamente. Dopo Rodolfo Vastola mi ha raggiunto qui in postazione di commento Fabio Sauro, che assieme a Riccardo Ibba è il tecnico della nazionale Under 21 maschile di Canoa Polo. Allora Fabio, grazie per essere qui con noi. Che finale dobbiamo aspettarci? Innanzitutto grande clima caldissimo, perché è un derby campano e si sa insomma che il sangue caldo dei partenopei darà vita ad una grande sfida. Buongiorno a tutti, assistiamo a due scuole
napoletane importantissime, cioè il CC Napoli e il Posillipo, e sicuramente vedremo una partita spettacolare, quasi il meglio che si può vedere in questo momento nell'Under 18. Sono due squadre che da anni già creano un bacino importantissimo per l'Under 18, anche nell'Under 14 e anche nell'Under 21, quindi sono due società che lavorano assolutamente per il vivaio e per trovare nuovi giocatori che possono poi rinfortire le schiere delle squadre senior. Beh, anche perché comunque tu, diretto interessato allenatore dell'Under 21, sicuramente ci sono giocatori e giovani interessanti che state seguendo con particolare attenzione, sia te con Riccardo Iba, ma anche il DT azzurro Rodolfo Vastola per quanto riguarda la nazionale senior. Ci sono prospetti interessanti a livello nazionale, come ci possiamo rapportare con il resto del mondo, detto che a livello senior abbiamo chiuso con la vittoria mondiale e nell'Under 21 comunque sul podio? Ma guarda, fino a 4-5 anni fa la nazionale italiana soffriva un po' di il fatto che non c'era un ricambio continuativo e studiato, no? dalle varie società. Proprio 4 anni fa con il DT Rodolfo Vastola si è iniziato un progetto che prende il nome di staff tecnico, dove stiamo lavorando a vari livelli, quindi partendo dall'Under 16 da quest'anno, dall'Under 18 con cui già lavoriamo da 3 anni, di cui io e Riccardo Iba siamo stati i responsabili appunto del settore per 3 anni, e quest'anno siamo passati nell'Under 21. Anche a livello femminile c'è molta attenzione proprio in tutto il settore. Devo dire che negli ultimi 4 anni anche a livello europeo abbiamo diciamo un attimino ridotto le differenze con altre squadre che diciamo già ci lavorano da più tempo. Siamo molto soddisfatti su questo, devo dire, assolutamente soddisfatti. E allora è tutto pronto sul campo 1 qui a Catania per la finale, la prima finale di questa giornata, l'Under 18 Canoa Club Napoli in corpetto bianco-azzurro contro il Posillipo con i classici colori rosso-verdi. Allora vedremo quale sarà l'esito di questa sfida, quali saranno insomma le tematiche più importanti, due tempi durante i quali le due squadre saranno chiamate a dare il massimo. È già pronta sulla linea di fondo campo il Posillipo, si sta posizionando anche il Canoa Club Napoli che scende in campo con il numero 2 Esposito, Gianluigi Palma Esposito, con il 5 Marco Guadagno, con il numero 12 Davide Di Meo, con il numero 18 Michele Pugliese, con il numero 21 Salvatore Della Ragione, con il numero 77 Vincenzo Lucci, con il numero 88 Giuseppe Ingenito. Risponde il Posillipo con il numero 2 Damiano Ruoppolo, con il 5 Anton Giulio Ambrosio, con il 6 Romualdo Piccirillo, con il 7 Vincenzo Dell'Anno, con l'8 Guido Olivares e con il 9 Bruno Nunez. Ecco la presentazione della formazione partenopea, quindi Palma Guadagno con il numero 12 Davide Di Meo, Michele Pugliese, numero 21 Salvatore Della Ragione, poi come detto Luci Ingenito. Fabio, per quanto riguarda il pronostico, ti senti di fare così delle previsioni, di esporti in questo caso, oppure ci sarà equilibrio? Beh, è quasi impossibile esporsi in questa partita, perché veramente è una partita assolutamente equilibrata. Due squadre che, ripeto, negli ultimi 2-3 anni sono sempre presenti in queste finali. Quindi è veramente difficile, è una partita da godere e gustarsi dal primo minuto fino all'ultimo, secondo me. Due squadre molto equilibrate, forse qualcosa di più fisicamente il Napoli, il CC Napoli, qualcosa di più per sopperire alla mancanza fisica al Posillipo da un punto di vista di organizzazione di gioco, di velocità di circolazione di palla. Sono due scuole che puntano su elementi diversi, validissime assolutamente di primo ordine entrambe. C'è blasone, c'è storia, c'è competenza in questa finale Under 18, e qui c'è l'inno nazionale italiano, allora lo ascoltiamo. E questo dunque l'inno di Mameli, doveroso per dare il via a questo pomeriggio di finali tricolori. Qui si assegnano
gli scudetti della stagione 2016-2017 di Canoa Polo, con il derby partenopeo in finale per quanto riguarda l'Under 18 tra Canoa Club Napoli e Posillipo. Due squadre che hanno fatto in passato, nel recente passato, la storia a livello senior maschile. Il Posillipo ha vinto nel 2011 l'ultimo scudetto, poi Chiavari e KST Siracusa. Si parte dunque con il primo scatto verso la palla, palla che viene conquistata dal Canoa Club Napoli con Vincenzo Lucci, che apre subito sul lato sinistro per Pugliese. Ancora il tentativo, subito la parata da parte del Posillipo, attacco del Napoli, ma c'è la decisione arbitrale che va a riconsegnare la palla ai giocatori del Posillipo, che possono ripartire con Vincenzo Dell'Anno. Apre sul lato sinistro per Bruno Nunez con tranquillità. Sono partiti ovviamente i 60 secondi durante i quali i giocatori in attacco devono completare l'azione offensiva. Anton Giulio Ambrosio sul lato destro, prova Dell'Anno al centro, ancora Ambrosio, sposta al centro il pallone, apre nuovamente sulla sinistra per Piccirillo. Piccirillo prova a forzare ora centralmente il Posillipo, difesa del Napoli che si chiude, ottimo l'intercetto da parte di Marco Guadagno, che ora ha la possibilità di andare in velocità. Guadagno che pasticcia però con il pallone e la pagaia, riesce comunque a mantenere il possesso della sfera. C'è Giuseppe Ingenito, Ingenito il tiro con la parata di Romualdo Piccirillo. Subito Napoli pericoloso, Fabio. Sì, partita subito interessante, con cambi di campo, e penso che questo sarà il tema della partita. Il Napoli sta difendendo con una linea 4 al momento, mentre il Posillipo sta attaccando con un doppio taglio all'interno, anche se secondo me non si aspettava una difesa in linea 4, quindi ora si adatteranno alla difesa del Napoli. Preziosa lettura tecnica di Fabio Sauro, che ci aiuta a capire meglio anche quali sono gli equilibri in campo e in che modo le due squadre si approcciano a questa finale che si gioca qui a Catania. Siamo sul mare, quindi acqua salata anche in questo caso, insomma ben diverso dal giocare in piscina anche per questo aspetto. Ci sono 35 gradi, c'è un leggero venticello che ci sta rendendo qui in cabina di commento la vita un po' più facile. I giocatori invece stanno sudando e non poco in acqua con il Napoli in possesso, e riparte subito con Vincenzo Lucci, giocatore classe 1999, uno dei futuri prospetti della nazionale azzurra, chiaramente ben guardato anche dai tecnici della formazione Under 21. Cambiano bene Lucci e Ingenito, che provano ad impostare. Ancora Lucci si accentra, cerca la palombella morbida sotto porta, non c'è però l'intesa con Ingenito. Il Posillipo ha buon gioco, Posillipo che ha iniziato in questa fase maniera difensiva, sta lasciando sfogare il Napoli, che ci è parso fino a questo momento più incisivo, ma non sono passati nemmeno due minuti dall'inizio del match. Ricordiamo, partita secca, e in una partita secca può davvero cambiare e succedere qualsiasi cosa. Posillipo che in semifinale ha battuto 2-1 la Canottieri Eur, CC Napoli che ha battuto 2-1 invece il Catana. E il Posillipo ora a provare in attacco con Anton Giulio Ambrosio, all'indietro per Vincenzo Dell'Anno. Dell'Anno, lo scambio corto con Piccirillo. Piccirillo lateralmente per Dell'Anno, c'è poco movimento sotto porta, allora sono costretti a pasticciare al limite, allora è costretto a sua volta ad inseguire il pallone Anton Giulio Ambrosio, che chiede calma ai compagni, poi serve Dell'Anno che ha qualche metro davanti a sé sul lato destro. Dell'Anno la responsabilità di sfondare per vie centrali, scivola il pallone a Bruno Nunez, palla recuperata dalla Canoa Club Napoli che fa ripartire il proprio team. Ottimo il recupero da parte di Lucci, che con grande autorità sovrasta il suo diretto avversario. Forse qui c'era qualcosa da sottolineare dal punto di vista disciplinare, è stato molto abile e anche astuto a conquistare quella palla, Fabio. Sì, sicuramente è stato molto, molto veloce a prenderla dall'altro lato della canoa avversaria, anche se comunque poteva essere gestito meglio questo contropiede, che era in netta superiorità. Sicuramente i ragazzi sono molto giovani, quindi pagano anche un pochettino la tensione di una finale. È giocata, ripeto, a quest'ora sono veramente da ammirare questi ragazzi, perché non è semplice giocare con questo caldo, e comunque una finale scudetto, dove sicuramente avranno la pressione del risultato.
45 secondi in zona d'attacco, poi palla persa per il Napoli, allora Posillipo che può ripartire in tranquillità, sventato la minaccia, e i rossoverdi ripartono sul lato destro con Ambrosio che addomestica il pallone, lo mette al centro per Dell'Anno, salgono in 4 sulla stessa linea, poi vanno a sfondare centralmente, apre sul lato sinistro dove è pronto Romualdo Piccirillo a controllare il pallone, apertura sulla destra per Ambrosio, Ambrosio cerca di farsi spazio, il tentativo con il pallone che viene riconsegnato a Nunez, sotto porta Nunez, selva di Pagaia di fronte a sé, il tiro sotto la base della porta, provato qui forzando forse, ma erano anche in scadenza dal punto di vista tempistico per approvare questa azione. Riparte il Napoli, Napoli che quando siamo al quarto minuto e 15 secondi di questa prima frazione ha messo in campo le azioni più pericolose di questo primo tempo ancora fermo però sullo 0-0, Napoli con il solito fraseggio Lucci, Di Meo e Ingenito che cercano di aprire la difesa avversaria facendo girare il pallone da una parte e dall'altra, intanto Guadagno e Ambrosio se le stanno dando di santa ragione sotto porta cercando di forzare l'uno contro l'altro il rispettivo fronte d'attacco e di difesa, il pallone è recuperato da Vincenzo Lucci, è costretto a dare all'indietro ancora per Davide Di Meo con il pallone, ancora Lucci sul lato destro, alza lo sguardo, serve lateralmente il compagno di squadra Di Meo, prova a farsi vedere Ingenito, servito in questo caso con la copertura e c'è il tiro e la respinta, chiusura ottima da parte del Posillipo, Posillipo che non riesce a chiudere però a sua volta il gioco, allora Lucci nuovamente sul pallone, difesa ben schierata del Posillipo, Napoli costretto agli straordinari per cercare di penetrare centralmente, sono costretti a farlo per vie laterali, intercetta il Posillipo, poi ancora Napoli sotto porta, attenzione con Vincenzo Lucci e conclusione con il Posillipo, vediamo un po', arbitro che va ad indicare l'angolo, ho visto bene Fabio? Sì, ha chiamato l'angolo. Per chi ci sta guardando nei social, diciamo che il Napoli sta cercando di allargare la linea difensiva del Posillipo e inserirsi all'interno degli spazi che crea. E devo dire che il Posillipo sta comunque leggendo bene questa situazione e ad ora sta riuscendo a coprire gli spazi che vogliono creare i napoletani. È un Napoli che sta cercando molto dal punto di vista del fronte offensivo, ma per il momento raccoglie ben poco. Palla recuperata da Vincenzo Dell'Anno, provano ad allungarsi, a distendersi i giocatori rossoverdi, poi rallenta la manovra, palla per Piccirillo che non vuole forzare quanto sta accadendo in zona offensiva. Nunez chiede calma ai suoi, apre sul lato destro per Vincenzo Dell'Anno, ancora Nunez in zona centrale. Molto ragionato l'attacco del Posillipo, Ambrosio apre per Dell'Anno, Dell'Anno, Nunez intanto cerca di farsi spazio centralmente, aprono invece sul lato sinistro con Piccirillo, Piccirillo, altra palla morbida, forse un tantino all'indietro, è costretto al recupero Ambrosio sulla quale si fionda Pugliese, è bravo Ambrosio a evitare l'intervento, 15 secondi alla termine del tempo d'attacco per il Posillipo che deve accelerare ora 10 secondi il tentativo e qui c'è l'intervento da parte dell'arbitro. Prima azione insistita adesso del Posillipo quando mancano 2 minuti e 55 e ripartirà dai 60 secondi d'attacco. Sì, è bello notare come le due squadre si stanno appoggiando sui giocatori di maggiore esperienza, il Napoli sul numero 9, il Posillipo scusate sul numero 9 Bruno Nunez, sul 7 che è Vincenzo Dell'Anno che già è 2-3 anni che fanno parte di questa squadra, infatti si cercano moltissimo e cercano questi giocatori che hanno più esperienza e più anni di canoa. Lo stesso il Napoli con Pasquale Ingenito che è l'88, Vincenzo Lucci e Michael Pugliese che sono i giocatori che hanno anche loro più esperienza. Attenzione al contropiede del Napoli, il pallone per Giuseppe Ingenito, palla che rimane lì con il recupero da parte del Posillipo, poi c'è l'intervento da parte del direttore di gara, sfera riconquistata dal Napoli e sono andati vicinissimi al gol del vantaggio i giocatori in canoa azzurra che ripartono con Davide Di Meo, ricordo che siamo in diretta da Catania per la finale scudetto del torneo nazionale Under 18 al termine del quale sarà la volta della finale Under 14, poi andremo a vedere le finali del campionato senior femminile e maschile, una lunga diretta qui da Catania
che ci accompagnerà fino alle 19 di questa sera. Napoli che prova ad insistere, Napoli contro Posillipo, il derby campano, una delle sfide di maggior tradizione e spettacolarità nel panorama della canoa polo italiana. Ancora Davide Di Meo, apertura sul lato destro per Vincenzo Lucci. Posillipo chiuso ermeticamente in difesa fino a questo momento. 1 minuto e 18 al termine, 20 secondi per concludere l'azione d'attacco. Il tiro che esce di pochissimo con l'ottima chiusura difensiva ancora del Posillipo, che sta stringendo i denti in questa fase finale. 1 minuto al termine, ancora Posillipo che mantiene inviolata la propria porta. Qui il Napoli continua ad attaccare provando da sinistra a destra, ma arrivando davanti alla porta avversaria il Posillipo, Fabio, si chiude ermeticamente fino a questo momento. Sì, devo dire che in questo momento la superiorità fisica, tra virgolette, cioè qualche chilo in più della squadra del Napoli, si sta iniziando a vedere, anche se il Posillipo devo dire che si sta difendendo veramente molto bene, con molta tecnica di canoa e andando a chiudere gli spazi, nonostante concedano qualche chilo alla squadra avversaria, che nel nostro sport è importante. Ancora una volta la conclusione provata dal Canoa Club Napoli e nuovamente a chiusura ermetica in difesa il Posillipo. A dire di no, mancano 20 secondi al termine di questa prima frazione, 0-0 fino a questo momento. C'è un Napoli che continua a colpire ma non riesce a mettere il colpo della KO, perché Posillipo si difende molto bene, lascia sfogare la formazione avversaria. Ultimi 10 secondi, il tentativo per vie centrali da parte di Ingenito, apre sul lato destro il tiro, ancora la pagaia di Romualdo Piccirillo che va a dire di no e finisce la prima frazione 1-0-0, nella quale il Napoli ha provato a sfondare su più fronti, ma Posillipo qui anche in questo caso con Romualdo Piccirillo ha fatto vedere ottime cose in difesa. C'è da dire una cosa, Fabio, correggimi se sbaglio, Napoli che ha speso molto in questa prima frazione. Sì, il Napoli ha provato a fare subito la partita e a imporre la propria superiorità fisica. Devo dire che il Posillipo si è difeso molto bene, anche se e chiaramente questo lo dobbiamo vedere nei prossimi 10 minuti, perché comunque non hanno lasciato nulla di energia in campo, quindi sicuramente la squadra che riuscirà a gestire meglio le risorse energetiche sarà quella che avrà più possibilità di vincere questa partita, secondo me. Posillipo che sta ricevendo le indicazioni da parte del tecnico Francesca Ciancio, tecnico anche della nazionale senior femminile. Tu, Fabio, la conosci molto bene, la vediamo animata sulla riva qui del porto. Francesca è un'istituzione decisamente della canoa polo femminile e devo dire che già da 5 e passa anni sta lavorando per la propria società, cioè il Posillipo, nel settore giovanile maschile, con ottimi risultati. E vedremo che cosa succederà ora in questo secondo tempo che inizierà tra poco con il risultato di 0-0 per il momento. Vediamo che cosa riusciranno a mettere in campo le due squadre in occasione della seconda frazione. Canoa Club Napoli Posillipo, chiaro che in caso di parità, l'abbiamo già visto in occasione delle sfide di ieri, insomma ci sarà una soluzione che magari a pochi piace, ma che risulta abbastanza decisiva anche per non allungare ulteriormente i tempi, Fabio. Sì, il regolamento dice che si svolgeranno dei tempi da 5 minuti con il golden goal, cioè la prima squadra che segna vince in automatico la partita. Diciamo che negli ultimi anni questo regolamento è cambiato più volte, si è passati dai tempi supplementari, due tempi supplementari al golden goal, addirittura per qualche anno si è fatto anche con i rigori, cose che sono stati invece poi eliminati negli anni. E intanto palla recuperata dal Napoli con Vincenzo Lucci, che ha utilizzato l'avversario come autostrada per salirgli addosso e rubargli il pallone. Napoli che riparte con Davide Di Meo. Di Meo apertura sul lato sinistro per quanto riguarda il tentativo biancazzurro di attacco con Vincenzo Lucci. Lucci all'indietro per Davide Di Meo, apre nuovamente per Giuseppe Ingenito. Il tiro con la parata da parte di Romualdo Piccirillo, rischiosissima in questo caso, tirato un sospiro di sollievo. Intanto non se le stanno promettendo affatto, se le stanno dando di santa ragione i giocatori in campo. Vincenzo Dell'Anno parte sul lato destro, Dell'Anno
alza lo sguardo, apertura dall'altra parte per Anton Giulio Ambrosio. Ha rischiato tantissimo il posillipo nell'azione precedente, Fabio. Assolutamente sì, questa è un'azione chiara, chiara occasione da gol, come si dice in gergo. Ha tirato Pasquale Ingenito, che ricordo che anche il portiere, pur essendo un under 18, per il primo anno è il portiere della squadra senior del Napoli, e questa è una nota di merito sia per lui che per la società che ha il coraggio di metterlo in campo, perché è un ragazzo veramente valido che merita di giocare con i senior. L'abbiamo visto ai playoff scudetto dei senior. Nota di merito anche per lui, che poverino con queste temperature sta facendo sia il campionato senior che l'under 18, quindi super atleta. E intanto nel frattempo è arrivata anche la prima conclusione da parte del posillipo con Vincenzo Dell'Anno, posillipo che ha provato a mettere la testa fuori dalla propria zona difensiva. C'è stato l'intervento in porta da parte del Napoli e dopo lo spauracchio anche i rossoverdi stanno cercando adesso di far tremare la retroguardia avversaria. Ancora il tentativo da parte di Dell'Anno e Nunez, pallone sul destro, il tiro, altra chiusura, qui era blindata la porta del Napoli, davvero difficile, a meno che di cognome non si faccia Bellini, ma da quel punto, da quella posizione, non è assolutamente facile metterla dentro, e il Posillipo può recuperare. Anche se Bruno Nunez, giocatore del numero 9 del Posillipo, è un giocatore assolutamente di talento sotto questo punto di vista, proprio come dal punto di vista realizzativo. Da tenere d'occhio. E allora recupera il pallone il Napoli con Giuseppe Ingenito, l'apertura sul lato destro per Lucci, ancora al centro per Davide Di Meo. Di Meo alza lo sguardo e sceglie la soluzione sinistra per Giuseppe Ingenito, ancora con tranquillità, mentre davanti alla porta sta accadendo di tutto con il tentativo di sfondare. Attenzione centralmente per Pugliese, mano sul palla sul destro, il tiro e la rete del Napoli con Pugliese per l'1-0, il gol che arriva quando mancano 7 minuti e 29 al termine di questa sfida. Napoli dunque che sblocca il risultato. Per quello che si è visto fino adesso è stato un forcing che possiamo dire ha meritato di trovare uno sbocco positivo dopo le numerose conclusioni portate nel corso del primo ma anche di questo secondo tempo, Fabio. Beh, sicuramente hanno fatto una bella azione perché hanno seguito il loro progetto tattico, che è quello di allargare la difesa avversaria per poi portare il pallone dentro e creare la superiorità numerica, che è la base del nostro sport. Quindi in questo momento risultano più incisivi, ma io aspetterei un attimino prima di vedere cosa succede. 7 minuti e il Posillipo prova subito a reagire, c'è però il legno colpito dal fronte d'attacco rosso-verde. Vi ricordo che siamo in diretta da Catania sul canale Facebook della Federazione Italiana Canale Kayak. Questa è la canoa polo che lo scorso anno ci ha regalato la vittoria mondiale a Siracusa. Il contropiede del Napoli, l'errore di Michele Pugliese, che si è divorato stavolta un gol forse difficile da sbagliare, ma chiaramente noi da seduti tranquilli con il microfono le facciamo facili le cose. Insomma, fatto sta che Pugliese ha mancato il bersaglio del 2-0. Sospirone per il Posillipo, un Posillipo che rimane in partita, Posillipo che aveva dato segnali di crescita in zona d'attacco, Posillipo che adesso a 6 minuti e 15 dal termine deve cercare assolutamente di crescere ulteriormente. Fabio, quale può essere la chiave di volta? Come può il Posillipo bucare la gabbia del Napoli? Beh, allora sicuramente il Napoli ha fatto una difesa a 4 che sta creando non pochi problemi al Posillipo. L'unica è quella di continuare a portare il pallone dentro verso il miglior realizzatore che loro hanno, che è Bruno Nunez, anche se devo dire che è veramente molto, molto seguito e marcato a meraviglia dai napoletani. Probabilmente dovrebbero sfruttare anche meglio qualche ripartenza dalla propria difesa, come in precedenza è capitato. E abbiamo visto come in questa fase il Posillipo cerca di forzare sul lato destro. Provano ora con Vincenzo Dell'Anno, apertura per ancora Nunez, il tiro, la respinta nuovamente della difesa biancazzurra con Vincenzo Lucci, che pagai in retro va a riconquistare questo pallone, poi sceglie il passaggio sul lato destro per Ingenito, il capitano del Napoli. Ingenito apre con potenza dall'altra parte, dove raccoglie Davide Di Meo. Di Meo sulla quale si fionda Bruno Nunez con caparbietà. Nunez bravo a recuperare questo pallone preziosissimo, era un'azione d'attacco pericolosa per il Napoli, molto bravo Nunez in questo caso perché era scoperta la formazione del Posillipo. Qui ha evitato grossi guai il tiro
con la palla che viene salvata all'ultimo dal Napoli. E qui ha provato l'intelligenza a sorprendere la retroguardia napoletana. Lo ricordiamo, in vantaggio Napoli in canoa e corpetto biancazzurro per 1-0 nella finale under 18 del campionato italiano 2016-2017. Altro tentativo da parte di Vincenzo Dell'Anno, altra deviazione, altra parata del Napoli. E qui sono invertiti i ruoli, perché adesso è il Napoli che lentamente sta retrocedendo alle corde, il Posillipo che deve necessariamente spingere. Fabio, beh, sicuramente era prevedibile che il Posillipo deve rischiare qualcosa, deve iniziare a spingere e tirare un po' di più per pareggiare la partita. Devo dire che il Napoli ha sprecato due grandissime occasioni per raddoppiare. La prima è stata quella del tiro di Michael Pugliese sbagliato, e ora questo, anche il contropiede nell'azione prima, se gestito meglio poteva portare sicuramente una superiorità molto netta. Partita ancora tutta da seguire comunque. 4 minuti e 27 al termine. Posillipo che può sfruttare i 60 secondi per andare al tiro. Il pallone per Dell'Anno. Posillipo ha cambiato anche un po' lo schema offensivo, ha messo fuori il numero 9 Bruno Nunes, che prima invece stava all'interno dell'area avversaria proprio per ricevere il pallone dentro, quindi hanno cambiato gli interpreti sulla linea offensiva esterna. E quindi un cambio che sicuramente, secondo lo staff tecnico del Posillipo, potrebbe dare quel qualcosa in più per diventare più incisivi sotto porta e raddrizzare questo match che per il Posillipo in colore rosso-verde è ora divenuto piuttosto difficile. Prova proprio Nunes, che ha maggiore libertà, l'apertura sul lato destro con Arruopolo, altra conclusione con il pallone che non arriva in zona. Napoli che può recuperare in questa fase, Napoli che può respirare con il proprio capitano Giuseppe Ingenito. Pallone che arriva al numero 88. 4 minuti e 10 al termine di questa finale scudetto, con Lucci sul pallone. Davide Di Meo, lo scambio anche di vedute con Lucci, passaggio tra i due. Avanza ora Ingenito, che va sfruttando la scia della propria imbarcazione al centro. Nuovamente Di Meo, che apre sulla destra per Lucci. 3 minuti e 48 intanto, passano i secondi, il Napoli in vantaggio per 1-0. Ingenito all'indietro per Di Meo, fanno girare palla, se ne sono andati i primi 30 secondi a disposizione per l'azione in attacco napoletana. Da quest'altra parte per Ingenito il tiro, c'è l'intervento difensivo ancora del Posillipo, sempre molto molto attento, ed ora si ripartirà con il pallone riconsegnato al Napoli con Giuseppe Ingenito sul lato sinistro. 3 minuti e 16 al termine di questa sfida, finale scudetto per quanto riguarda il campionato under 18. All'indietro per Vincenzo Lucci, ripartono i 60 secondi, quindi altri 60 secondi a disposizione del Napoli per sfiancare la difesa del Posillipo, che qui prova a chiudere con Damiano Ruopolo, apre per Ingenito. Ingenito all'indietro per Lucci, che ha perso la pagaia per un attimo, poi l'ha recuperata, non prima però di riconsegnare il pallone e metterlo al sicuro dalle parti di Di Meo. Lucci al centro, ora sulla sinistra per Ingenito, fanno girare palla e ovviamente sfruttano tutti i secondi a disposizione. Assolutamente sì, ora la palla inizia a pesare e chiaramente la squadra che vince cerca di gestire il tempo nel modo migliore. Stanno chiaramente cercando il tiro di Pasquale Ingenito, il numero 88 del Napoli, cercando di girare palla, aspettando il blocco sulla sua entrata. Anche se il Posillipo ha letto bene, ha capito questo tipo di strategia da parte del Napoli. Attenzione, la penetrazione sul lato sinistro di Ingenito, che qui è andato forse a forzare, aveva ancora 20 secondi a disposizione, ha provato il colpo del KO, non è andata però come aveva nelle proprie intenzioni. E allora Posillipo che può ripartire, mancano però soltanto 2 minuti e 6 secondi al termine e il Napoli è in vantaggio per 1-0. Posillipo che deve impostare al meglio questa azione d'attacco con Bruno Nunes. Attenzione a Nunes, il tiro e il gol di Bruno Nunes, che spara in fondo al sacco la tripla. Fossimo nel basket, davvero un colpaccio di Nunes. Fabio, è qui ingenuità della difesa o magia e intuizione di Nunes? Entrambe le situazioni, nel senso che il giocatore è stato veramente bravissimo a capire che il portiere
stava tornando in modo abbastanza lento e distratto in porta, ma il numero 9 del Posillipo ha questi colpi. L'anno scorso ha partecipato proprio insieme a me, Riccardo Ibba, a tutta la stagione dell'Under 18 nazionale italiana, ha partecipato anche con noi alla selezione per giocare il torneo, diciamo, più importante al mondo, che è il torneo di Mechelen, ed è un giocatore con queste caratteristiche. E Nunez infila dunque il gol dell'1-1. Posillipo che ritrova a sorpresa e con caparbietà il pareggio a 1 minuto e mezzo dal termine. Ora 1 minuto e 11, 60 secondi a disposizione, 50 ora per il Posillipo per provare chissà a piazzare il colpo del KO. Vedremo se riusciranno i giocatori in maglia rosso-verde ad andare addirittura sul 2-1. Il tentativo d'attacco da parte di Nunez, che apre sul lato destro per Vincenzo Dell'Anno. Ora difesa del Napoli che si fa più attenta, perché battuta poco fa da un gol davvero straordinario di Nunez, ma con qualche responsabilità della retroguardia partenopea. Apertura sul lato sinistro, provano ancora all'indietro per Nunez. 33 secondi al termine, nel frattempo prova il Posillipo. La conclusione da parte di Vincenzo Dell'Anno con la palla che finisce però deviata sul fondo. Ultimi 20 secondi, vediamo se il Posillipo riuscirà a sfruttare quest'ultima azione, al termine della quale probabilmente si andrà alla supplementare. Tiro sporcato dalla Napoli, attenzione con Pugliese, la ripartenza, Davide Di Meo, ultimi 6 secondi, Di Meo apertura, attenzione con Ingenito, il tiro, la traversa e il pallone che si ferma sul legno, e quindi saranno supplementari e si andrà al golden goal. E qui un pallone pesantissimo, Fabio, davvero sprecato sul legno. E qui abbiamo visto il bello delle Under 18, cioè dei ragazzi, dei giovani che mettono tutta la loro energia, ma si vede anche la loro ancora inesperienza, no? Nei momenti clou, ma è proprio il bello di queste partite. Io sono, devo dirti, molto, molto felice di guardarmi altri 5 minuti di questa partita al Golden Goal. È una partita viva, dove le due squadre si stanno giocando a viso aperto, quindi ben venga. Schiaffone di incoraggiamento a Giuseppe Ingenito, il capitano azzurrino, che è andato a colpire il legno suo malgrado. Ora l'allenatore e tutto lo staff tecnico stanno cercando, insomma, di rimetterli in sesto per questa fase molto molto importante, caratterizzata dalla supplementare. Quindi si andrà al supplementare, 5 minuti con il golden goal. Davvero sulla mano di Giuseppe Ingenito, a 3 secondi dalla fine c'è stato il pallone dello scudetto, una legno, la base della porta colpita da buona posizione, forse lì è arrivata un po' la paura anche dettata dall'inesperienza, dal pallone che è diventato pesantissimo. Eh sì, in queste occasioni, come si dice in gergo, gli è venuto il braccino a Pasquale Ingenito, nel senso il pallone pesa in queste circostanze. Ricordiamoci che è una finale scudetto, comunque per questi ragazzi è un palcoscenico importante dove c'è tanto pubblico. Noi come Canova Polo negli ultimi anni ci stiamo affacciando anche verso il pubblico, quindi secondo me questi ragazzi sono veramente da ammirare. E ricordo a tutti, io sono catanese e stiamo giocando a Catania con 35 passagradi, e quindi comunque veramente sono da ammirare questi ragazzi. Canopolo spettacolare, siamo sul canale ufficiale della federazione, quindi anche slalomisti, discesisti, maratoneti e velocisti ci stanno seguendo. Sarebbe bellissimo davvero in futuro mettere assieme tutte le discipline in una sorta di olimpiade della canoa, con atleti che si sfidano sulle varie discipline. Mi piacerebbe vedere ad esempio un Giovanni De Gennaro, un Daniele Molmenti, una Cristina Petracca, slalomisti, velocisti, un Davide Maccagnan, discesisti, a contatto con la canoa polo, insomma, e viceversa. Ovviamente sarebbe davvero un grande spettacolo. Posillipo in attacco, dicevamo, qui chi segna vince, chi perde è costretto a salire sul secondo gradino del podio tricolore. Siamo alla supplementare con golden goal della finale scudetto dell'Under 18 maschile di canoa polo, sul pallone con Bruno Nunez, autore della magia che ha regalato al Posillipo il pareggio, l'1-1 ad 1 minuto e mezzo dal termine. Nunez, il tiro con la palla che raggiunge quote eccessive rispetto a quelle necessarie per andare a conquistare lo scudetto. 1-1, ancora 4 minuti di questo primo supplementare che si chiuderà
nel momento in cui una delle due squadre riuscirà a mettere il pallone in rete. Ecco, qui forse parlavi di maggior prestanza fisica del Napoli, potrebbe farsi sentire in questo supplementare la maggior appunto dote fisica della formazione biancazzurra, anche se il contraccolpo psicologico per il pareggio subito a un minuto e mezzo del termine non è facile da digerire. Beh, devo dire che sicuramente la maggiore prestanza fisica del Napoli potrebbe essere una chiave, ma al momento il Posillipo veramente si sta difendendo benissimo con le proprie armi, che sono quelle di velocità di giro palla, di entrate con letture tattiche corrette, quindi godiamoci questo golden goal. Napoli che prova ad avanzare in maniera pericolosa, palla rimessa all'indietro con Davide Di Meo, il pallone addomesticato con la pagaia da parte di Vincenzo Lucci. Lucci si sposta al centro, ha incrociato con Davide Di Meo, apre sul lato sinistro per Ingenito, che ha avuto tra le mani il pallone del possibile gol scudetto, colpendo invece la base della porta. Napoli che prova a sfondare per vie centrali. Lucci, il pallone, Lucci, attenzione per Ingenito, il tiro! E va il Napoli, lo scudetto under 18, si scatena il pubblico partenopeo e cose da pazzi a Catania, è l'hashtag Napoli che certifica così la vittoria nel campionato under 18. Qui il riscatto di Giuseppe Ingenito, che è andato a piazzare il golden goal dopo aver mancato il gol a vittoria nel corso del primo tempo. Un successo meritato per il Napoli, anche il Posillipo avrebbe meritato, però sicuramente quello che dobbiamo sottolineare qui è stato la grande spettacolo di questa finale scudetto. Sì, è stata una bella partita giocata, devo dire, bene, a viso aperto, perché comunque le finali a volte, la maggior parte delle finali a cui ho assistito, a volte sono brutte proprio perché il peso del risultato fa sì che le squadre non riescono ad aprirsi. Invece questa è stata una bella partita, penso è stato un bello spettacolo per chi l'ha vista, con tante cose buone, tanti errori, come è giusto che sia in una finale under 18. Chiunque vinceva, secondo me, dava merito alle società e al tipo di lavoro che le società come il CC Napoli e il Posillipo, e devo dire anche tante altre società oggi in Italia che stanno veramente puntando sul settore giovanile, come le squadre che stanno facendo la finale accanto a noi del terzo e quarto posto, Firenze, Mariner, Eur e Catana, sono società che storicamente hanno puntato sui giovani, quindi ti ringrazio per l'invito ad assistere a questa finale, mi sono veramente divertito e continuiamo a vedere un movimento in crescita, speriamo che questo continui nei prossimi anni. Eh sì, noi ci fermiamo qualche istante, ringraziamo Fabio Sauro per essere stato grazie qui con voi. Noi ci fermiamo qualche istante, ma torniamo tra pochi minuti nuovamente in diretta da Catania per un'altra finale scudetto. Stavolta andremo a vedere i giovanissimi dell'Under 14, sarà ancora Napoli contro Polisportiva Canottieri Catania, sfida da non perdere, ci sono i padroni di casa, c'è il Napoli, quindi non andate via e rimanete collegati su federcanoa.it perché tra poco nuova diretta sempre qui da Catania.